ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati anche sul nostro canale. Io sono Gabriele, oggi mi trovo in Corsica, per essere precisi mi trovo sul dito della Corsica, quindi la parte nord, la parte occidentale. Siamo nel fantastico borgo di Nonza, famosissimo per essere arroccato praticamente proprio sul mare e possiede anche una particolare torre a base quadrata. Sul camper insieme a me ci sono anche Nadia, mia moglie, con Federico e Ginevra, che in questo momento stanno dormendo. Oggi faremo un breve tour di Nonza e credo ne varrà veramente la pena. Iniziamo da questa bellissima spiaggia che la caratteristica, come vedete, è un po' sul nero, un po' sul grigio, perché qua negli anni 50, intorno agli anni 50, poco più a nord, c'era una cava di amianto della Eternit e come materiale di scarto veniva gettato a mare delle pietre di colore nero e quindi le spiagge in questa zona sono leggermente più scure. Detto ciò, vedrete tutto ovviamente dopo la sigla, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, se vi piace attivate la campanella, metteteci un like, così resterete sempre aggiornati sui nostri video. Adesso ragazzi andiamo con la sigla. Mi trovo nella piazzetta principale del paese, quella proprio sulla statale. Qua c'è un cartello tour di Nonza, quindi noi seguiremo questo cartello e faremo tutto il giro del paese. Andiamo. Ci stiamo arrampicando all'interno del borgo e ci sono parecchi gradini e abbiamo già trovato anche l'indicazione per raggiungere la torre. Bisogna ovviamente salire. Eccoci arrivati finalmente alla torre e qua troviamo anche un fantastico ristorante chiamato La Sassa, che è questo qua affacciato direttamente sul mare. Adesso vediamo, proviamo a entrare dentro la torre. In realtà credo che sia un negozietto di souvenir, perché vedo che sono delle borsette, cappellini. Andiamo a vedere. Siamo scesi nei sotterranei della torre, qua sotto troviamo delle fotografie di pesci e comunque marine qua della zona, e poi troviamo anche in vendita della bigiotteria, quindi sono braccialetti, collanine. Invece adesso siamo ancora saliti, siamo al primo piano e anche qua troviamo tanti oggettini, vediamo delle borse e altri oggetti. In realtà non si può salire, ma da qua si salirebbe ancora per andare proprio in cima alla torre. Comunque un negozietto molto particolare su tre piani. Da qui si vede anche bene la spiaggia là sotto e, come vedete, con delle pietre bianche hanno anche creato delle scritte. Come potete vedere, gli spazi per parcheggiare sono veramente pochi, quindi con la macchina, con la moto, in qualche modo ci si riesce. Con il camper non è così semplice. Abbiamo identificato due parcheggi, io me ne consiglio uno, in realtà non è quello dove ci siamo fermati noi, ci eravamo fermati ma poi speravamo di trovare qualcosa di più vicino, quindi siamo spostati. Arrivando da San Floran, circa 800 metri prima del paese, sulla sinistra c'è un piccolo cimitero e subito dopo il cimitero c'è un piccolo slargo. Credo che sia uno degli unici posti in cui è possibile parcheggiare un camper tipo il nostro.
nostro, che è più lungo di 7 metri. In realtà poi noi ci siamo fermati lì, poi eravamo indecisi, abbiamo continuato, siamo passati qua nel centro, poco più avanti dall'altra parte, quindi oltrepassato, diciamo la parte più a nord, c'è un altro piccolo cimitero e subito dopo anche lì un piccolo parcheggio in cui noi ci siamo fermati. Che vista ragazzi, da lì ci si può affacciare direttamente sul mare, c'è uno strapiombo di circa 150 metri e si vede sotto pieno di imbarcazioni e questo mare blu e azzurro. E una cosa, c'è anche un drone che in questo momento sta volando, noi invece qua non lo alzeremo perché in realtà è zona no fly zone. In Corsica sui centri abitati, che in realtà sono pochi, però su quasi tutti i centri abitati è vietato volare, quindi prima di venire qua io ho consultato le mappe, questa zona so che non è volabile. Quindi è bene non, io ricordo, invito chi anche fosse appassionato di droni, ok, controllate sempre prima le mappe. Sto passeggiando un po' tra i vicoli, tra le vie di Nonza, sicuramente la cosa principale, la cosa più bella è la torre che abbiamo già visto su, però anche una passeggiata tra i vicoli, sono tutte queste case arroccatissime, poi qua ad esempio troviamo dei fichi d'India, e bello, interessante, molto carino e sicuramente anche molto caratteristico. Si conclude qui il nostro tour per Nonza. Se questo video vi è piaciuto ragazzi, vi ricordiamo ancora, metteteci un like, condividetelo, ma soprattutto commentate qua sotto, commentate, scriveteci qua sotto che a noi fa molto piacere. Io adesso vi saluto, prendo il mio monopattino, ritorno sul camper e ci spostiamo per la prossima destinazione. Ciao! E allora ragazzi, grazie di essere arrivati fino qua in questo video e noi volevamo ancora ricordarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Corsica nel 2023. E quindi se siete interessati qui sopra trovate il link direttamente alla nostra playlist. Mi raccomando, ricordatevi, perché per voi è un piccolo gesto ma per noi è molto importante, di iscrivervi al nostro canale. E noi ci siamo appoggiati a questo libro per avere un'idea un po' più chiara sull'itinerario da seguire. Quindi se volete anche di questo trovate il link per acquistarlo direttamente su Amazon. Noi vi ringraziamo, ci vediamo ovviamente nel prossimo video, quindi continuate a seguirci. Ciao! Ciao. Si conclude qui il nostro tour per